busta, la parola, che stasera vale 230.000 euro. Ragazzo mio, era un po' che non ci si vedeva qui alla ghigliottina, ma quando arrivi... Mi sei mancato un pochino, effettivamente. Ci sei mancato tu, ma soprattutto dico, quando ti ripresenti con 230.000 euro. Eleganza. Con eleganza. Con eleganza. Tutta la cassa, sì. Con eleganza e la cassa. Mentre ti metti la cuffia e ti lascio concentrare, io ricordo alle amiche e agli amici di Rai 1, non ce n'è bisogno, ma mi fa piacere perché siamo nella nostra famiglia. C'è subito dopo il TG, ritorna Carlo Conti con Affari Tuoi, viva gli sposi, un'altra coppia, come dire, da far sposare, anche con una serenità in più economica. Quindi in bocca al lupo Carlo per stasera, Affari Tuoi con gli sposi, Affari Tuoi subito dopo il TG, ma adesso c'è la ghigliottina. Vado Gabriele? Parto, cominciamo a scegliere le parole, l'arrampicatore, arrampicati e scegli tu se andare a destra o a sinistra, sopra o sotto. Morale. Mondiale. Mondiale. Ghigliottina. Ripartiamo da morale. Mandare. Oppure puoi scegliere portare. Portare. Ghigliottina. Questa è buona. Proteggiamo 115.000 euro e andiamo avanti. Università. Istituto. Università. Ghigliottina. Dobbiamo cambiare strada. Morale, portare, istituto. La quarta parola. Naturale. Nazionale. Naturale. Ghigliottina. Sì! Bravo Gabriele, nel non mollare, continuare a cambiare, a trovare un altro istinto, quello giusto. L'ultima, dai! Cerchiamo di proteggere 57.500 euro. Scala? Scuola. Scuola. Ghigliottina. Sì, giocheremo per 57.500 euro. Gabriele, morale, portare, istituto, naturale e scuola. Hai un minuto da adesso per trovare la parola che ti fa vincere, dai! Prego, campione, puoi levarti la cuffia, sistemare la parola. Sara, Ginevra, io, tutte le amiche e gli amici a casa a fare il tifo per te. Sarebbe la tua prima volta da campione che vince, giusto? Sì. E sarebbe una vittoria col botto, 57.500 euro, preparatissimo, giovanissimo. Già un super ingegnere, il campione ha scritto, io preparo e libero la parola, quella che sicuramente stasera farebbe vincere Gabriele. Se avesse scritto questa, ma in questa che c'è scritto? Allora, oggi ho aspettato fino all'ultimo. Fino a scuola, fino all'ultimo. Fino a scuola. E poi hai pensato e alla fine hai scritto? Ho pensato scienza. Scienza è una materia che si studia a scuola. Scienza, sì? Naturale è una branca
in materia scientifica, istituto di scienze, dove si effettuano delle ricerche. Scienza morale, spero che sia una disciplina. E quale? La scienza morale. E portare la scienza non l'ho mai sentito, ma penso che sia magari un modo di divulgare o a portare conoscenza alle persone. Certo, la scienza morale o la morale della scienza? Effettivamente comportare morale era un po' forzato. Beh, il detto dice che il medico deve lavorare con scienza e coscienza, quindi mettendoci empatia e mettendoci naturalmente il suo sapere, la sua scienza. Ci potremmo quasi rientrare. Morale, portare, istituto, naturale, scuola. Che sguardo. No, ragazzi. Una cosa bella che dicono di te? Dice Gabriele, eh? Istintivo. Che non per tutti è considerata... A me piace. A me piace molto. Un complimento? Un sinonimo? Siamo in quella zona, ma dobbiamo salire di livello, perché è proprio una capacità, ad esempio per un musicista... Un talento. Rarissimo. Un talento. Avere un talento, ma ad esempio avere l'orecchio assoluto, la capacità di riconoscere la nota senza neanche avvicinarsi al pianoforte, è una capacità rarissima. Soprannaturale? No, è una... Una rarità, una... Mm. La tua fidanzata. Una cosa che dici a parte che non butti via niente e lei te nasconde le cose, ma una cosa di una tua prerogativa bella. Dice Gabriele è una persona leale. Leale? No, so, te lo chiedo, come sei? Sei leale? Pensi di esserlo? Sì, te lo dicono? Penso di sì. Non è che sì. Come dice Cremonini nella canzone, dicono di me che sono... Lì, all'inizio non so complimenti, però di te lo dicono che sei leale? Sì. E mica è una... comune... È rara come... Una capacità. Più corta. Una cosa. Beh, la parola di stasera è cosa? No, è troppo generico, troppo generico. Ci abbiamo degli autori... No, infatti, no, assolutamente no. È una... Talento. Dico, tu sei arrivato... È talento, certo. Ma proprio pensato, naturale. Talento. Dice, guarda, Gabriele proprio gli viene, perché quella è una sua naturale. La dote. E infatti è portare in dote. Portare in dote. Ad esempio noi due facciamo, poi l'ingegnere sei tu, le sinergie le sai fare tu. Metti noi due, avessimo due ditte che vogliamo creare una fusione, fare una fusione, tu sicuramente porteresti in dote il know-how dell'ingegnere e cose, io ci metterei, porterei in dote la mia anzianità e un po' di esperienza. Per dire, dote morale, dote appunto, morale. La lealtà, la generosità, il coraggio. L'onestà, portare in dote, l'abbiamo detto. Istituto della dote, questo va spiegato così per raccontare un'occasione comunque di piccola, importante però divulgazione, fino al 1975 era regolato dal codice civile e abrogato poi con la riforma del diritto di famiglia, era, addirittura poteva essere regolato da un eventuale atto del notaio. E poi la dote naturale, l'abbiamo detto, qualità, pregio, che la natura, grazie al cielo, la natura, ci ha dato. E dote scuola, fondamentale, importantissimo contributo che i comuni offrono agli istituti, alle famiglie e agli studenti. Quindi è una dote morale, portare in dote l'istituto della dote, una dote naturale e dote scuola, proprio si chiama dote scuola questo contributo dei comuni, agli istituti, alle scuole e agli studenti. E... Avevo pensato a talento, ma non andava con alcune parole. E però siamo già sgusciato. Eh? Abbiamo sgusciato. E vabbè, ma piano piano la tua dote ti porterà a trionfare. Stasera la parola dobbiamo confrontare. Vi garantisco che la parola non è scienza, ma appunto è dote. È dote.